Ciao a tutti, siamo Simona e Nora. Vi presenteremo ora le iniziative del mese di aprile all'Informa Giovani. Ultimo appuntamento dell'iniziativa Milano per lo spettacolo teatro stagione 2012-2013. 24 spettacoli per chi non va sempre a teatro, a cura dell'ufficio Teatro e Danza. Martedì 2 aprile 2013, a partire dalle ore 15 presso la nostra sede, potrai ritirare il coupon che andrà presentato alla biglietteria del teatro e permetterà l'acquisto di un biglietto al prezzo ridotto di 3 euro per 3 spettacoli. Io, Ludwig van Beethoven, la musica, la fanciulla, la bellezza e l'istante solenne della morte. Viva l'Italia, le morti di Fausto e Iaio e trilogia della villeggiatura. CILAB, Laboratorio di Cittadinanza. È un progetto che si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza, del lavoro e dello studio, attraverso un nuovo desk composto da giovani di origine italiana e straniere. Saranno inoltre organizzati incontri mensili culturali come seminari e dibattiti, ma anche proiezioni di film, eventi sportivi, DJ set, mostre artistiche, installazioni e molto altro. CILAB è aperto al pubblico tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18 fino al 30 settembre 2013. Vuoi andare a quel paese gratis? È lo sportello di consulenza all'Informa Giovani, dedicato al servizio volontario europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Invece, giovedì 18 aprile, dalle ore 16, sempre all'Informa Giovani, si terrà un incontro all'ingresso libero con l'associazione Joint, dove ti verrà spiegato cos'è il servizio volontario europeo, il suo funzionamento, le opportunità di apprendimento e crescita personale e professionale per il volontario, cosa bisogna aspettarsi da un'esperienza di volontariato all'estero di lunga durata, le modalità di candidatura e i numerosi progetti SVE attualmente attivi. Light Up, al via lo sportello d'orientamento al volontariato all'Informa Giovani in collaborazione con CSV. Se hai bisogno di maggiori informazioni sul mondo del volontariato e vuoi scoprire quali opportunità ci possono essere a Milano, Light Up ti mette a disposizione un colloquio di orientamento personalizzato su appuntamento. Lo sportello sarà attivo il martedì dalle 14.30 alle 17.30 del 9 aprile 2013. L'arte di strada a Milano. Il sistema informatizzato Strada Aperta, messo a punto dalla Federazione Nazionale Arte di Strada, consente da un lato agli artisti di strada di prenotare i propri spazi e dall'altro ai cittadini di conoscere anticipatamente anche il programma di attività che vivacizza la città. A partire da lunedì 8 aprile apre l'iscrizione online con le successive prenotazioni sul sito www.milano.stradaaperta.it. A partire da lunedì 15 aprile entra in vigore il nuovo regolamento per la disciplina delle arti di strada e apre lo sportello Artisti di strada presso l'Informa Giovani dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 16. Costruttore di urbanità, diamo rifugio a Volpi e Galline, una giornata di studio pubblica. A partire da una ricerca e da alcune esperienze si discuterà della necessità di una visione d'insieme e non settoriale dei fattori e delle condizioni che consentono di fare città e società. Diventa una guardia ecologica volontaria. Sei interessata alla tutela ambientale? Il Comune di Milano organizza un corso gratuito di formazione per aspiranti guardie ecologiche volontarie. Il modulo necessario per la domanda di ammissione è disponibile presso la sede del Servizio Vigilanza Ecologica o scaricabile dal sito www.comune.milano.it. Per il mese di aprile è tutto, vi ringraziamo, a presto, ciao Simona e Nora, ciao!